avversario di Case, che è un po' fortunato anche nel ritrovare il pallone, poi la palla resta lì con Curry, che però non riesce a finire, e dunque Trieste già dall'altra parte. Curry attacca, c'è l'ostacolo di Lunes, a servire a rimbalzo e a trasformare in due punti, quattro punti di Delia. La palla nell'angolo per Doyle, tiro non semplice, infatti Doyle lo sbaglia, ma continua a banchettare Trieste, rimbalzo offensivo. Cantù spreca la chance di chiudere la partita e poi è bravissimo. Più che lo rivediamo, guardate, Lionel era già lì pronto per prendere lo sfondamento. L'NBA che ha già lavorato in passato per la nazionale, qui intanto Marcos Delia, Gabriele Procida che muove i piedi, gran difesa di Lionel, come al solito un computer quando si tratta di ruotare. Poi Delia, tiro morbidissimo, altro canestro che prova a difendere per la prima volta, c'è stato un cambio da Ross, gioca benissimo per Delia ed è subito 2-0, lascia giocare Carmelo Luguzzo che ha visto tutto da molto vicino. Bella palla ricevuta da Delia. Cavaliero gioca due con Delia, alza il lob, pallone un po' troppo sotto il ferro, grazie al falco. Sirma che ieri ha colpito la croce. Cavaliero sul blocco di Delia, chiude il gioco a due, tiro in corsa per l'Argentina. Mantenere la calma anche se Doyle ancora al lavoro, cattedratico il suo, che riceve 100 secondi da giocare. Da Rossa si apre, bravissimo Delia a leggere l'errore della difesa avversaria e a volare e chiudere in backdoor. C'è anche il fischio contro Sokolowski, illuminato Fernandez, palleggio, arresto ed errore, il rimbalzo però di Delia che segna il tap-in. Questo è il tap-in di Delia con anche la trattenuta ai suoi danni di Chillo. Certamente importante percorso dal Masson, ma qui gran palla di Cavaliero e schiaccia Delia. Più probabilmente rivediamo, eccolo qui, e qui veramente bravo Delia a tirare su una palla tutt'altro che semplice. Sì, altezza Gina, ma Leolio è esagerato, però era bassina, insomma, per un lungo. Quella prestazione citata prima su questo stesso parquet contro Pesaro, mentre Delia può schiacciare comodamente dall'altra parte il meno 11. Campionato, poi sicuramente una modifica della testa. Dai e vai per arrivare a canestro, arriva la stoppata però. Son, di nuovo con Daros, gran lettura per... E questo invece l'ultimo assist per la Schiacempo. Di nuovo Doyle, step back nel cuore dell'area, bravissimo a prendere il rimbalzo e a sulla sua conversione. Fatto gran taglia fuori su Brown. 3-0-1 da giocare, 56 Cremona, 69 Trieste. Sotto Delia. 14 per la Dolomite Energia, Delia in post, prova a sfruttare il mismatch, arrivano un paio di raddoppi e Delia trova lo step. 13-6 il parziale in questa metà fondamentalmente di terzo quarto. Late le percentuali al tiro per la Vanoli, la Quintana sotto per Delia nonostante il raddoppio, l'argentino per le difficoltà a gestire i falli di Fernandez e tecniche invece nel mezzo a parte di Tommaso La Quintana. Questo quarto quarto per adesso è al ritmo molto blando. Delia batte in palleggio. Bravissimi minuti rispetto al solito per via dell'assenza di Tyler Kane, uno dei migliori giocatori del campionato. Per poter far uscire invece questo replay della schiacciata, Delia prende il pallone e in quel momento lì fa una finta per passarla verso fuori al tuo avversario che sta attaccando per non andare a prendere quel pallone comodo. Grande assist questa volta dentro per Delia, sesto punto. Si va dentro da Delia, complicato il controllo del giocatore in maglia numero 12 che si gira bene e trova il canestro. E forse abbiamo ancora una partita visto che mancano più di 7 minuti alla fine del match. Eccolo qua, Marcos Delia, finta, passo e tiro, Bilan si appende
Però chiede palla da Ross, contro di lui c'è Tambone che è più basso di lui. Da Ross allora vuole esplorare l'uno contro uno, arriva al raddoppio su di lui. Il compagno di Zanotti, cioè, lo obbliga lei ad andare lì ogni volta che la sua squadra ha la palla dove dare sinistramente il primo quarto. Ora Henry con l'assist dentro per Delia, prova a mantenere il perno. Ho voluto questo passaggio in mezzo all'area grazie alla rapidità di Rodriguez. Come questa giocata spettacolare ancora una volta all'inizio di Daros. La Quintana arriva nel cuore dell'area, scarico per Delia che si appoggia. Sir Kyle Lyons, come Moraschini si avvicina al massimo stagionale, rimbalzo in attacco di Delia. Milton Doyle prova la penetrazione dentro ancora a cercare il suo lungo che assorbe. Poi scaricare, bravissimo dal palleggio a dare a Delia che ha sempre gli occhi sul compagno di squadra, sa sempre dov'è il pallone e poi lo protegge, lo allontana dall'intervento. Quanto è importante un tiratore in squadra in questo senso, che possa creare dal palleggio con quella facilità. E dall'altra parte di Brescia sul miglior attaccante in questo momento di Trieste, bello il gioco a due. Da tre punti lo sa Perkins, sta dentro, allora la Quintana si mette in ritmo, poi esita e contro Thompson non si può, la palla alla fine però finisce a Delia, il possesso per tornare davanti, il palleggio della Quintana, l'uscita di Daros, buca, scola Daros, attacca e la salì, un cioccolatino scartato per Marco Delia. Gioca Doyle, butta la palla per terra con una partenza principesca, poi Delia alla meglio questa volta su Perkins. Daros la consegna in questo caso alla Quintana che attacca e scarica, trova Delia che si spazia sul fondo con un tiro non semplice. Alla fine sono più di 60 minuti che giocano contro gli stessi e sono sempre sotto più o meno dello stesso livello di punti. 9. Bel duello Delia Perkins, anche un po' old school. Mentre per la Fortitudo ci furono 17 di Banks e 12 di Baldasso, ma 5 su 23 da 3 di squadra. Ora è più 17 per Bologna che deve difendere Delia. Delia ancora dal post basso, semi gancio e fino adesso il giocatore sigilla il pallone, sale Henry, poi prossima dentro da Delia che viene preso da Stojanovic sul campo. Troppo importante partendo fra i primi 5 e dalla panchina con il salto di e seguire come sono abituato.